Dal libro dei Giudici. In quei giorni gli israeliti dissero a Gedeone: regna su di noi tu e i tuoi discendenti, perché ci hai liberati dalla mano di Madian. Ma Gedeone rispose loro: io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà, il Signore regnerà su di voi. Gedeone, figlio di Joas, morì in buona vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Joas, suo padre, a Ofra degli Abiezeriti. Ora Abimelech, figlio di Rierubbaal, andò a Sichem dai fratelli di sua madre e disse loro e a tutta la parentela di sua madre: dite agli orecchi di tutti i signori di Sichem, è meglio per voi che vi governino 70 uomini, tutti i figli di Gerubbaal, o che vi governi un solo uomo? Ricordatevi che io sono del vostro sangue. I fratelli di sua madre parlarono di lui, ripetendo a tutti i signori di Sichem quelle parole, e il cuore loro si piegò a favore di Abimelech, perché dicevano: è nostro fratello. Gli diedero 70 sicli d'argento che tolsero dal tempio di Baal Berit. Con essi Abimelech assoldò uomini sfaccendati e audaci che lo seguirono. Venne alla casa di suo padre a Ofra e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, figli di Gerubbaal, 70 uomini. Ma Jotam, figlio minore di Gerubbaal, scampò, perché si era nascosto. Tutti i signori di Sichem e tutta Bet Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia della stele che si trova a Sichem. Ma Jotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garizim e, alzando la voce, gridò: ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio ascolterà voi. Si misero in cammino gli alberi per crearsi un re. Dissero all'ulivo: regna su di noi. Rispose loro l'ulivo: rinunzierò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico: rinunzierò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinunzierò al mio mosto, che allieta dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se in verità ungete me come vostro re, venite, rifugiatevi alla mia ombra. Se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. Se dunque avete operato oggi con sincerità e con integrità verso Gerubbaal e la sua casa, godetevi Abimelech ed egli si goda voi. Ma se non è così, esca da Abimelech un fuoco che divori i signori di Sichem e Bet Millo. Esca dai signori di Sichem e da Bet Millo un fuoco che divori Abimelech. Né io né mio figlio regneremo su di voi. Vostro re sarà il Signore. A colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Vostro re sarà il Signore. Dal trattato sul Padre nostro di San Cipriano, vescovo e martire, dicendo la preghiera del Signore,
noi chiediamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ciò può essere inteso sia in senso spirituale che in senso materiale, perché l'uno e l'altro significato nell'economia divina serve per la salvezza. Infatti il pane della vita è Cristo, e questo pane non è di tutti, ma certo nostro lo è. E come diciamo Padre nostro, perché è Padre di coloro che intendono e credono, così invochiamo anche il pane nostro, poiché Cristo è pane di coloro che come noi assumono il suo corpo. Chiediamo quindi che ogni giorno ci sia dato questo pane. Noi viviamo in Cristo e riceviamo ogni giorno la sua Eucaristia come cibo di salvezza. Non accada che a causa di peccati gravi ci venga negato il pane celeste e qui così, privati della comunione, veniamo anche separati dal corpo di Cristo. Egli stesso ha proclamato infatti: io sono il pane della vita che sono disceso dal cielo. Se uno mangerà del mio pane, vivrà in eterno. E il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo. Dice che se qualcuno mangerà del suo pane, vivrà in eterno. È evidente dunque che vivono coloro che gustano il suo corpo e ricevono l'Eucaristia per diritto di comunione. Da ciò si deduce che se qualcuno si astiene dall'Eucaristia, si separa dal corpo di Cristo e rimane lontano dalla salvezza. È un fatto di cui preoccuparsi. Preghiamo il Signore che non avvenga. È Lui stesso che pronunzia questa minaccia dicendo: se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi. Per questo chiediamo che ci sia dato ogni giorno il nostro pane, cioè Cristo, perché noi che rimaniamo e viviamo in Cristo non ci allontaniamo dalla sua vita divina. Dopo queste cose preghiamo anche per i nostri peccati dicendo: e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dopo aver chiesto il sussidio del corpo, chiediamo pure il perdono delle colpe. Come è davvero necessario e come è prudente salutare essere avvertiti che siamo peccatori ed essere spinti a pregare per i nostri peccati. In tal modo, mentre chiediamo il perdono a Dio, l'animo fa riemergere la consapevolezza di sé. E perché non avvenga che qualcuno si compiaccia come se fosse senza colpe e salendo in alto non abbia a cadere più rovinosamente, viene istruito e ammaestrato che egli pecca ogni giorno e perciò gli si comanda di pregare ogni giorno per i peccati. Così ammonisce anche Giovanni nella sua lettera dicendo: se diremo che non abbiamo alcun peccato, ci inganniamo da noi stessi e non c'è in noi verità. Se invece confesseremo i nostri peccati, il Signore è fedele e giusto e ci rimette i peccati. Nella sua lettera ha unito assieme l'una e l'altra cosa, che noi dobbiamo pregare per i nostri peccati e che otteniamo indulgenza quando preghiamo. Con questo ha anche chiamato fedele il Signore, perché mantiene fedele alla sua promessa di rimetterci i peccati. Colui infatti che ci ha insegnato a pregare per i debiti e le colpe ha promesso la sua paterna misericordia e il suo perdono. In te spero, Signore, mai sarò deluso. Tu sei mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Vedi la mia miseria e la mia pena, perdona tutti i miei peccati
per il tuo nome dirigi i miei passi. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo il Signore.